Sergio è un ragazzo forte, ma ora è distrutto dal dolore per aver perso il suo amore. È meglio non provocarlo e lasciarlo in pace. È uno che tiene tutto dentro, ma se viene contraddetto, può esplodere. Queste inquietanti parole sono state pronunciate dal padre di Sergio Ruocco, compagno di Sharon Verzeni, la barista assassinata il 30 luglio, poco dopo mezzanotte, a soli 650 metri dalla sua casa a Terno d'Isola, Bergamo. Sharon era uscita per una passeggiata, un'abitudine serale per prendere aria e mantenersi in forma. Sergio Ruocco, elettricista di professione, dopo la morte della compagna si è rifugiato a casa dei suoceri. Suo padre Mario ha spiegato: la casa dove Sergio viveva con Sharon è stata sequestrata, così come i loro conti. Sin dall'inizio, Sergio ha capito di essere sospettato, ma i carabinieri non hanno trovato nulla contro di lui. D'altronde, mentre Sharon veniva uccisa, lui stava dormendo. Non sapeva che quella sera la ragazza sarebbe uscita di casa, né ha sentito il rumore della porta, altrimenti non l'avrebbe lasciata andare da sola così tardi. Comunque, lui è tranquillo e desidera solo che venga fatta chiarezza. Sharon e Sergio stavano insieme da 13 anni e avevano recentemente completato il corso prematrimoniale in parrocchia, con l'intenzione di sposarsi l'anno prossimo, come conferma il padre di Sergio. «Sì, avevano progetti per costruire una vita insieme e magari regalarmi un nipotino. Ora spero che trovino il colpevole di questo terribile crimine». Alla domanda se avesse dei sospetti, lui ha risposto: «Una vicina, che ringrazio, ha detto ai carabinieri di aver sentito un urlo e un'auto partire velocemente. Penso che l'assassino fosse qualcuno con cui Sharon aveva avuto un conflitto. Forse l'aveva seguita al lavoro e lei lo aveva respinto, oppure era una vecchia conoscenza o un rivale in amore, comunque qualcuno che la conosceva». La tragica notte tra il 29 e il 30 luglio, alle 23:45, Sharon indossava un completo da jogging, infilava gli auricolari e usciva di casa per la sua abituale passeggiata. Sharon amava passeggiare o fare una corsetta la sera tardi, specialmente in estate. Sergio, invece, era già a letto da un po', poiché si addormenta verso le 22 per alzarsi presto e andare al lavoro. Una telecamera di sorveglianza riprende Sharon mentre cammina da sola per strada. Circa 50 minuti dopo, la ragazza viene aggredita alle spalle. L'assassino la pugnala 3 volte alla schiena e 1 volta al torace. Sharon riesce a trascinarsi per alcuni metri e a chiamare il 112, dichiarando con voce debole: «Mi hanno accoltellata». È possibile che conoscesse il nome del killer o che potesse descriverlo, ma la sua forza la abbandona e il suo cuore, gravemente ferito, smette di battere. Iniziano subito le indagini e la ricerca del terribile assassino. Chi ha incontrato Sharon lungo il percorso? L'ha seguita qualcuno? Il colpevole è uno stalker, come ipotizza il suocero, o uno spacciatore, come suggerisce il padre. L'assassino non ha portato via il cellulare della vittima, forse perché era certo che al suo interno non ci fosse nulla che potesse incriminarlo. Le indagini procedono a ritmo serrato. I carabinieri stanno ricostruendo il percorso di Sharon, incrociando i dati delle celle telefoniche con i filmati di 50 telecamere di sorveglianza. Una di queste telecamere ha ripreso una persona in bicicletta che gli inquirenti stanno cercando di identificare, poiché potrebbe aver visto qualcosa di rilevante. L'alibi del fidanzato è solido, nessuna telecamera lo ha ripreso e nel suo telefono non è stato trovato nulla di sospetto. Un investigatore ha commentato: l'unico modo in cui potrebbe essere coinvolto è se avesse mandato qualcun altro a commettere il delitto. Il suo alibi è impeccabile e non vacilla. Saranno nuovamente interrogati vicini, parenti e amici di Sharon per cercare eventuali testimoni e conferme riguardo a presunti litigi, anche accesi, tra la coppia. Nel frattempo, i RIS stanno analizzando i reperti raccolti sulla scena del crimine alla ricerca di tracce biologiche. Tra i reperti sembra che sia stato trovato un coltello con tracce di sangue, ma le informazioni sulla sua origine restano riservate. La procura ha smentito recenti notizie secondo cui sarebbe stata isolata una traccia di DNA significativa sui vestiti di Sharon. Il colonnello Riccardo Ponzone ha dichiarato:
Non è vero che abbiamo trovato una traccia di DNA rilevante sui vestiti di Sharon. Il RIS sta ancora esaminando i reperti. Attualmente è stato estratto il DNA da 40 soggetti e i profili verranno confrontati con eventuali tracce trovate sulla scena del crimine. Ponzone aggiunge: non avendo sospettati concreti, ci concentriamo su soggetti con precedenti penali che vivono entro un raggio di 15 km dalla scena del crimine. Stiamo anche indagando sui senza fissa dimora, che potrebbero essere difficili da rintracciare. Nel frattempo, la pista che portava a un senza tetto che dormiva in un box vicino alla zona dell'omicidio perde forza. Si trattava di uno straniero noto per il suo comportamento violento e problematico, ma non è emersa alcuna prova contro di lui. Inoltre, non è stato trovato alcuno stalker nella vita di Sharon, sebbene alcune chat sul suo cellulare meritino ulteriori indagini. Sharon era una giovane dalla vita lineare e specchiata, come confermato dal suocero. Per quanto ne so, Sharon era una ragazza tranquilla e abbastanza libera di fare quello che voleva. Sergio non era geloso. Il mistero di Bergamo continua.